siamo con l'assessore sport Enrico Stallone, finalmente al velodromo Monticelli, che è l'ultima gara perché poi si inizia i lavori per il nuovo velodromo. Sì, il nuovo velodromo che è già stato finanziato, è già stato approntato tutto il progetto esecutivo e quant'altro, sarà realizzato in zona Campolungo, diventerà una realtà nella quale creeremo proprio un mondo, la cittadella della bici, la cittadella del ciclismo, perché oltre al nuovo velodromo che sarà probabilmente il più bello del centro Italia per come è stato, dato che è innovativo, è nuovo e quindi avrà tutti i servizi, tutte le situazioni al meglio come sempre quando si crea qualcosa che possa essere all'avanguardia, e sarà circondato anche da un bike park, da un cross country, da una scuola di bici per bimbi, quindi diventerà una vera e propria cittadella, quindi di questo siamo orgogliosi. In ogni caso ringraziamo la famiglia Ceci per tutto quello che ci ha fatto vedere dalla nascita di questo velodromo, dal grande cavaliere Alfonso, al quale poi avremo la volontà di dedicare il nuovo impianto, perché insomma la famiglia Ceci, prima con Vincenzo, per finire con tutta la dinastia con Francesco adesso, insomma ha segnato passi importanti della storia del ciclismo italiano e hanno rappresentato un'eccellenza ascolana della quale lo sport ascolano non può fare a meno e non può dimenticare. Sicuramente una bella cosa vedere gli atleti in pista e non vederli seduti in una poltrona. Sì, bello, poi ci sono atleti di diverse nazionalità, ci sono rappresentanti delle Fiamme Azzurre, quindi diciamo un po' il gota del ciclismo su pista sia a livello italiano che internazionale, e in effetti è un peccato non avere la possibilità di dare la possibilità al pubblico di poter vedere queste belle corse che ci sono, perché sono veramente dei momenti esaltanti. La corsa su pista è adrenalinica, è bella, perché poi questo andremo incontro a un periodo dove il ciclismo farà un pochettino parlare molto qui a Picenna, perché come sapete la settimana prossima c'è il Giro d'Italia che passerà e attraverserà Ascoli, quindi diciamo che in questo momento il ciclismo è la disciplina sportiva che sta avendo un pochettino la voce, lo zoom principale all'interno della nostra città. Siamo con Roberto Chiappa, 3 giorni di sport, finalmente si torna in pista ed è fantastico vedervi in pista. Sì, io ringrazio dell'ospitalità di Claudio Ceci che mi ha, per l'amicizia sono venuto, non potevo mancare questo appuntamento, mi spiace che sono venuto solamente oggi, però non riuscivo, io vengo dal nord, però è una bellissima manifestazione, i corridori fanno attività, quindi veramente grazie a Claudio, grazie alla famiglia Ceci e grazie a tutto comunque il comitato regionale marchigiano che danno possibilità comunque nonostante tutto, insomma la pandemia che stiamo vivendo, la possibilità di fare attività a questi corridori, e quindi bisogna veramente dire grazie alla famiglia Ceci. Peccato forse la presenza di pubblico che è ristretta, che ci limita un pochettino, ma il bello è anche il tifo. Sì, è ovvio che io da ex atleta devo dire che a volte l'adrenalina, l'entusiasmo, la voglia di far bene, era il pubblico che mi dava l'adrenalina per far bene, però dobbiamo rispettare tutte le esigenze del Covid, le regole, e quindi dispiace il pubblico, però comunque nonostante tutto sono riuscito a fare una grande manifestazione. È venuto all'ultima manifestazione perché poi il velodromo si trasferirà nel nuovo velodromo. Sì, Claudio mi ha aggiornato, è un peccato che questo velodromo storico che ha fatto crescere tanti campioni viene smantellato, però c'è un nuovo progetto e questo fa ben sperare per il futuro marchigiano. Siamo con Ceci, 3 giorni comunque buoni risultati e una buona prestazione, ma soprattutto una forma fisica che sta crescendo. Sì, è stata un'altra bella giornata di sport qui nel nostro velodromo, l'ultima gara perché dalla prossima settimana inizieranno i lavori per allargare il campus. Ci hanno assicurato che partiranno i lavori per il nuovo velodromo a breve, noi siamo speranzosi. La forma fisica sì, va migliorando, adesso ho iniziato anche a lavorare in istituto qui a carcere penitenziario, quindi
sto cercando di coniugare i vari allenamenti con il lavoro. È difficile, ma devo dire che i risultati comunque continuano ad arrivare. Emozionato per l'ultimo anno in questo velodromo, se poi parte quello nuovo. Sì, guarda, qui è pieno di ricordi perché comunque qui iniziò mio nonno, poi ha continuato la gestione mio padre, adesso vedremo come il nuovo velodromo, se non sappiamo ancora bene le tempistiche, ma speriamo si possa realizzare il più velocemente possibile. E qui l'emozione è tanta, fortunatamente la gara è stata apprezzata e ancora una volta siamo riusciti a portare a termine la competizione. Qual è il ricordo più bello che c'hai in questo velodromo? Allora, qui è stato... io qui ho iniziato praticamente da quando avevo 12-13 anni, quindi ne ho tanti e devo dire che ricordo tutte le competizioni che ho fatto qui, dal primo campionato regionale quando avevo 13 anni fino ai vari campionati italiani degli ultimi anni, quindi è pieno di bei ricordi.